Salve a tutti, sono Mr. Stone e vi presento The Road Kitchen, vomitare con gusto. Adesso alleneremo la nostra troupe per produrre il tanfo di sudore peggiore di tutto il mondo. Guardate, sì, sono proprio quelli. Picchiatevi! Ok, e poi darò il mio contributo. Stop. Dai, scappe! 1, 2, 3, via! Muoversi qualcuno, muoversi! Cambio, cacciate davanti! Dai, muoversi qualcuno, sto dici, muoversi! Dai, cambio! Bracciate! Go, vai! Muovere qualcuno, dai! Com'è l'allenamento? Molto pesante! È molto difficoltoso perché l'allenatore non si capisce tanto quel che vuole dire. Ma comunque. Che cazzo stai a dire adesso? 14 flessioni, muoversi! 14, muoversi! Uno! Giù! Su con la pancia, su! Muoversi! Pronto? Pilate! Vediamo se anche l'altra è depilata. Anche l'altra è depilata. Yes! Ma. Salve ragazzi, oggi faccio il cuoco di FNT, preparerò un pasto di pasta anche se non è la mia specialità perché vengo dal Marocco. Questo video si chiama Kitchen Road e spero che sia alla sua altezza. Stiamo portando la mia specialità, il mio amico da mangiare, speriamo che gli piacerà. Ciao ragazzi, io sono Marco Patarozzi, questo è un video speciale, come vedete questa è la tavola apparecchiata con tanto di GoPro. Uno di noi si siederà a questo tavolo, mangerà un piatto di pasto cucinato dal nostro cuoco e proverà a vomitare. Vomiterà perché gli faremo annusare una stoffa inzuppata del nostro sudore, una cosa maleodorante davvero. Il computer servirà per mostrargli un video che peggiorerà ancora la situazione, che ha a che fare sempre con il sudore. Buonasera, sono Lorenzo Medici, protagonista di Road Kitchen, vomitare con gusto. Mi piacerà, tu mi dirà un parere quando finirà. Questo è il nostro addetto sbrana tutto, che fungerà da cronometro per questa incredibile missione. Questa è l'arma del delitto. Ogni 20 secondi, oltre a guardare questo video vomitevole, dovrà odorare la nostra fantastica e super sudatissima maglietta. 3, yeah! Sappiamo che lentamente e cautamente mangia, senza problemi da parte dello stomaco e dell'intestino. Ma intanto Maurizio sulla ciclette dà qualche problema allo spettatore. Respiro! Ha detto respiro! Devi mangiare. Che il sudore abbia provocato il duro. Com'era? La pasta era buona, ma il video non era bello. Il video non era assolutamente bello. Assolutamente. Basta. Thank you.
peccato e oggi lo puniremo col flagello di Dio. Ciao ragazzi, questo è Vombele. Non è troppo bello.